Bene, seconda parte di Polifemo, anzi terza parte di Polifemo, secondo argomento. E avete visto già su internet, sui social network, cosa è successo sabato 16 gennaio, nella sede provinciale di Taranto del Partito Democratico. Io mi sono recato per partecipare ad una conferenza stampa in qualità di giornalista per assistere, per sentire quello che relazionavano i vari parlamentari, consiglieri regionali e quant'altro del Partito Democratico sui provvedimenti del governo per Taranto. Io sono entrato e mi sono seduto, erano le 10:30 del mattino, stavo tranquillo, seduto, a un certo punto alle 10:45 vedo l'onorevole Perillo particolarmente agitato che entra e nei miei confronti fa segni dicendo, e poi avvicinandosi e dicendo: per cortesia devi andare via, non puoi stare qui. Io mi domando, dico: ma cosa è successo, per quale motivo? E sento l'onorevole Perillo dice: tu non sei un giornalista. Io sono giornalista iscritto all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, tessera numero 102186, rilasciatami dall'ordine nel novembre 2003. Aggiunge: sei un fazioso. Allora, uno può anche definirmi fazioso, libero di farlo, ma non consento all'onorevole Perillo di dire che io non sono un giornalista, motivo per il quale, se ci saranno gli estremi, io procederò nelle sedi giudiziarie competenti. È finita l'epoca che Luigi Abbate subisce. Luigi Abbate non ha mosso azione né penale né civile nei confronti di Archinà, non l'ha fatto nei confronti di Vendola, però ora la musica è cambiata. Ora chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga nelle sedi competenti, c'è il risarcimento del danno e il risarcimento del danno andrà in beneficenza. Così ci capiamo. Ora seguiranno tutta una serie di parti, di spezzoni, in cui vi faremo vedere quello che è successo quella mattina, quello che mi ha detto l'onorevole Perillo, quando ho dovuto aspettare al freddo e sotto la pioggia giù per poter intervistare l'onorevole Perillo, poi sentiremo anche il segretario Musillo e tanti altri del PD. Questo per farvi capire che cos'è il PD a Taranto, ma io non ce l'ho col PD. Io se avessi subito un comportamento del genere lo avrei fatto, avrei reagito in questo modo. Se avessi subito questo comportamento da qualsiasi altra forza politica avrei fatto altrettanto. Però a Taranto, grazie a Dio, ci saranno forze politiche contestabili, apprezzabili o contestabili a seconda delle vedute, ma questo livello di antidemocrazia a Taranto ce l'ha solo il Partito Democratico. Partiamo con tutti gli spezzoni. Dove sto? Perché devo uscire? Perché devo uscire, Perillo? Io sono un giornalista. No, lei non è un giornalista. E che cosa sono? Lei non è un giornalista. Lei non è un giornalista. Non si può chiudere la telecamera, ragazzi. No, sta metta giù la telecamera. Lei non è un giornalista. Non sono un giornalista. No. Cosa lei sono? È una persona faziosa. E io come giornalista devo fare informazioni. Lei non è un giornalista. Per quale motivo, Perillo? Sì, ora mi accorgo. Lei non è un giornalista. Se fosse un giornalista sarebbe benvenuto. Non sono un giornalista. Mi faccia capire, Perillo, mi faccia capire. Luigi. Perillo, mi faccia capire. Io sono un giornalista, lei non mi può impedire. Ora chiamo io la polizia. Sì. Benissimo. Sull'Ilva lei non sa cosa rispondere. Luigi. E voi altro, onorevole Vico. Onorevole, questa è una conferenza stampa, perché io sono un giornalista. Gli altri mi fate entrare. Ma per favore. Mi sta cacciando, benissimo. Carmi, non mi date una mossa. Benissimo. Questa è la realtà. Lei mi sta facendo uscire. Ecco, vedete, mi è stata chiusa la porta in faccia. Il segretario provinciale Musillo mi ha invitato a uscire dicendo che è casa loro. La porta chiusa, io sono fuori. PD, Partito Democratico, alla faccia della democrazia. Onorevole Perillo, sull'Ilva. Onorevole Perillo, questo
questo ennesimo ritardo dell'AIA? È una domanda che le sto facendo, non civilmente. Non ho voglia di rispondere. E perché? Perché lei è la macchina? Ah, perché dico le cose quelle che penso? Perché sono pazzo? C'è l'AIA. Onorevole, c'è l'AIA che è slittata. Vede questo foglio? Vede questo foglio? Le mamme e i papà di Taranto chiedono il diritto alla vita, onorevole. Onorevole, stiamo parlando, nessuno la sta offendendo, nulla sul piano personale, stiamo ragionando per questo. Io non ho, ma perché devo essere? Io non ho voglia di parlare ma, con ma lei. Ma si deve poco, non è come una città. Ma guarda, lei non rappresenta nulla. No, è lei che cosa rappresenta? Rappresenta un cittadino, e i cittadini vogliono risposte da lei, onorevole. Gli aiuti di Stato, 800 milioni di euro, questi sono aiuti di Stato, o no, onorevole? Scritto su tutti i giornali. No, ma... noi stiamo dialogando, non dialogare, sono due persone che parlano. Democratico. Fa parte di un partito democratico, no? Onorevole. Fa parte di un partito democratico. Stiamo facendo una bella passeggiata. Comunque, onorevole, perché non partecipa a una trasmissione così civilmente espone le sue idee, no? Trasmissione. Ah sì? È più semplice. Ah sì? Mi sa che nessuno voterà più lì. Mi è stato vietato l'accesso, il fatto democratico secondo lei. L'onorevole Penita ha dichiarato che io sono una persona sgradita. È una persona per bene, quindi mi risponde democraticamente. Dottor Abate, lei è un avversario politico. No, io sono un giornalista, quindi, che la volevo fare il mio lavoro. Sì, ma io ho anche la mia opinione. Certo. Secondo me lei, come sì, seguendo il suo atteggiamento, certo, non giornalistico, sì, ma sì, politico, sì, tant'è che sui suoi post si è candidato sindaco. Io mi sono, ho espresso l'ipotesi. Giustamente, legittimamente. Io la sono giornalista. Io qui sono, io sono un giornalista. No, guardi, io sono un giornalista. Ripetere, le ho già detto. Le sto dicendo, l'onorevole Perito mi ha impedito l'accesso. Legittimamente, quindi lei è una persona. No, io non mi sono candidato, non sono aperto ancora alle candidature. Come politica? No, non sto facendo politica. Io sono un giornalista. Punto. Sono venuto qui per le mie trasmissioni. Non mi faccia. No, non sto. Voi state ledendo, interverranno. Non mi faccia storie. Complimenti per la democrazia. Grazie. Partito Democratico d'Italia. Il segretario provinciale, ingegnere Musillo. Don Termentari, guarda che la c'è lì, quindi se ne viene qui. Gli avversari politici non sono legittimamente fanno politica. Io non ho tessera di partito. Non ho tessera di partito. Perché per fare politica bisogna. Ma dove faccio politica? Io sto qui e sto facendo il mio lavoro perché volevo mandare un contributo. Abate, per sapere. Lei legittimamente si è candidato sindaco. Io non mi sono candidato sindaco a nessuna partito democratico. Io non mi sono candidato. Quindi va a fare la sua campagna elettorale nei suoi luoghi o in città attraverso i cittadini. Io ho detto potrei, vedendo lo schifo di candidarmi, potrei, come benissimo, potrei? Legittimamente. Certo. Secondo me sarebbe anche un buon candidato. Ma potrei anche starmene a casa e guardare. Certo, quindi, noi quindi io da giornalista oggi mi è stato impedito l'accesso. No, non è vero. Non sei stato invitato. No, l'onorevole Pedico ha detto, lei è persona sgradita e deve uscire. Non è vero. Vuol vedere una mazza? No, non mi dica lì. Se qualcuno gli ha detto che qui non può stare. L'onorevole Pedico me l'ha detto. Se qualcuno le ha detto che non può stare perché lei no, perché sono è avversario politico del Partito Democratico, legittimamente. Io non quindi sono va a fare politica nei suoi luoghi e nei suoi spazi. Io non sono. Punto, non ho nient'altro. Sta sentendo tutto dall'interno. Non sentendo tutto all'interno, siamo disturbati. Dice sindaco, questo è un partito democratico, io la stimo. Certamente, però questo è partito. Non si fa entrare un giornalista. Non è vero. Non è come vero, no? Io sono un giornalista. Voi siete entrati, quindi adesso non lo so per quale motivo. Perché ha detto che sono una persona sgradita. Lui l'ha detto, non l'ho sentito. Vabbè, lo sentirà nella registrazione. Mi dispiace per lei. Signora? Hanno invitato anche i liberi cittadini ad uscire. Questo. Ma il giornalista, con tutto il rispetto per io, devo fare un attimo con me. Dove? Perché? Non ho niente da dirle. Io volevo ascoltare la conferenza stampa ed è stata negata la possibilità di ascoltare una conferenza stampa. Non ho niente da dirle in privato. Nulla.
E i giornalisti che non, e i giornalisti che non possono parlare, non possono entrare, come si spiega? A casa mia io. No, è una conferenza stampa, non è una festa privata. Con i giornalisti. E io che cosa sono, scusa? Non sono un giornalista? Scusi, lei sta parlando a me, giornalista, non mi hanno fatto entrare. Rispondi, mi deve rispondere. No, no, lei mi deve rispondere. Perché non le risponde? Non ne ho diritto. Non ha diritto. E che fa qua, scusi? Cosa fa qui? Se non mi risponde? Chi è questo signore? Vorrei conoscerlo. Ah, tutti padroni sono. Forse hanno cacciato un giornalista. Sì, sì, sono stato perché sono sgradito. È stato dichiarato dall'onorevole Di Rosetta. Probabilmente se si comportasse solo di persona. Se facesse un pochino giornalista e non il giornalario andrebbe molto meglio. Beh, signor, si prenderà una bella querela pure lì. Ma sì, ma si figura. Tanto, un auguri. Auguri allora.